aerei di linea, jet privati, pattuglie acrobatiche da restare col naso all'insù, ma anche nuove armi e qualche dubbio sul giro d'affari in ballo. Si è aperto l'Air Show di Dubai, fiera biennale che fino a giovedì prossimo vede la presenza di oltre 800 aziende provenienti da più di 50 paesi. Tutte le ultime novità nel campo dell'aeronautica sono in mostra alla presenza del vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La kermesse ha già messo in conto di non poter raggiungere i risultati record dell'ultima edizione. Nel 2013 furono oltre 65.000 i visitatori. A fare la differenza quest'anno è in particolare il settore militare, con l'intera regione in corsa per dotarsi di sistemi di difesa e rinforzare la sicurezza. La sola Russia è presente con circa 200 nuovi prodotti di 23 aziende, tra le quali i costruttori di MiG e Sukhoi. Grande fermento e segnali di ottimismo in questo air show. Qualche contratto è stato già firmato. Ci sono state soprattutto prese di contatto tra espositori e acquirenti. E solo nei prossimi giorni si avranno le idee più chiare sulle somme di denaro in gioco. Rita Del Prete, Euronews, Dubai.